Con mister Squillante, mister un pallone che non è venuto seguito tanto. Ma no, il problema è sempre lo stesso. Il pallone che non entra, sicuramente non possiamo additare colpe a nessuno, sicuramente, però se siamo un attimino più cattivi, magari questa partita prendeva una piega diversa. Però poi mi capita sempre che sto facendo una sostituzione e poi prendi gol. Avevo detto a Andrea Di Pietro di giocare con le doppie linee e poi hanno. Abbiamo preso il gol nel momento più bello nostro, veramente di momenti belli c'è stato dalla prima fino a gol, quindi non ho mai visto una mia squadra in affanno, in difficoltà, prendiamoci tutto quello che di buono abbiamo fatto oggi e andiamo avanti, perché questo è un campionato lunghissimo dove io sono convinto che questi ragazzi ci daranno delle grandi soddisfazioni. Mister, le chiedo su cosa bisogna lavorare, al di là del cinismo che tu porta, che forse ma forse sulla mentalità, sulla testa, perché poi arriviamo fino in fondo e ci perdiamo sul più bello. Però ripeto, questa non deve essere adesso una critica, ma deve essere una grandissima valutazione per costruire ciò che dobbiamo fare. Il nostro campionato è lungo, ci dobbiamo salvare, questo abbiamo detto, però alla fine se giochiamo così penso che a dicembre siamo salvi. Pensa che il gol dell'Avello sia stata una circostanza diciamo un po' fortuita oppure c'è qualche responsabilità? No, c'è sempre, quando si fanno i gol nel calcio, c'è sempre chi sbaglia e chi fa gol. La differenza è che loro sono stati fortunati anche nella ribattuta e quindi diciamo che la dea bendata ci ha girato le spalle anche oggi. Però nel calcio io credo a questa legge di compensazione, per cui può darsi che un domani non giochiamo bene, che a me non mi è mai capitato, e può darsi che vinciamo. Mister, al di là del risultato c'è stato un primo tempo ottimo e abbiamo visto molte verticalizzazioni. Quanto sono importanti Raiola e Tamsir per questo gioco? Ma io non menzionerei solo Raiola e Tamsir. Io penso che la mia squadra oggi dal primo al ventesimo ha fatto una gran partita. C'è il rammarico perché, ripeto, il gol è venuto quasi che ce lo siamo, ecco, ma lo fatti noi, insomma, io dico, là andava fatto fallo e ci mettiamo col difensore in esperienza. La prossima volta può darsi che comunque siamo più attenti e sbagliamo di meno. Purtroppo alla fine, ripeto, non posso dire niente ai miei ragazzi, anzi li ringrazio, veramente non sono ringraziamenti di facciata, perché io ho visto una squadra dal primo al novantesimo battagliera, per cui alla lunga penso che comunque ci possiamo divertire. Grazie mille, mister.